alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org. Dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con diversi gruppi, è salita alla ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla 9ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l'etichetta discografica Universal Music Group. Ha partecipato 3 volte al Festival di Sanremo, trionfando nell'edizione 2012 con Non è l'inferno. Nel 2014 è stata scelta come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2014 con il brano La mia città, classificandosi alla 21ª posizione. Emma Marrone ha fatto un annuncio a tutti i suoi follower, con una citazione che in molti non hanno capito. Sui social ha scritto: anche se tutto va a pezzi ti porto con me, taxi sulla luna, fuori questa notte, un'ora dopo la mezzanotte. Infatti, esce oggi venerdì 9 giugno, in tempo per l'estate 2023, un singolo Taxi sulla luna in collaborazione con Tony F. Il pezzo è stato prodotto da Takagi e Ketra alla produzione. Questo è veramente esplosivo e fa incontrare due panorami musicali differenti, trasformando le spiagge italiane in club. Emma Marrone ha lasciato un'intervista di recente in cui ha raccontato il suo rapporto con il cambiamento. La donna ha detto: mi piace l'ignoto, lo sconosciuto, lanciarmi nel buio verso cose che non posso prevedere. In verità sono una maniaca del controllo, quindi ogni tanto mi piace vivere fuori dalla mia comfort zone. Per assurdo, quando vivo situazioni che non posso controllare nasce la mia creatività. Rinasco come una fenice. Tuttavia, c'è qualcosa che non cambierebbe mai, ovvero se stessa. La cantante ha infatti detto: non sono mai scesa a compromessi. Anche se scendere a compromessi non è una cosa sempre squallida. Il fatto è che sono un'orgogliosa, piuttosto non raggiungo delle cose, ma non riesco a lasciare il mio orgoglio. Vengo da un piccolo paese e quando dicevo che sarei stata una cantante famosa, mi trattavano come la matta del paese. Già essere chi sono ha superato qualsiasi forma di aspettative.